Allora, benvenuti a questo webinar di aggiornamento mensile. La maggior parte di questo webinar sarà dedicato al decreto trasparenza. Questo perché chiaramente è stata una novità che ha impattato moltissimo sul nostro lavoro e su quella che è la gestione del personale, insomma, la gestione del personale nelle aziende. Quindi, volevamo fare un focus appunto di aggiornamento per rendervi partecipi di tutti quelli che sono gli obblighi e un pochino anche spiegarvi quelle che sono state le decisioni dello studio, insomma, in termini di gestione degli adempimenti, soprattutto di assunzione e gestione del personale. Allora, quindi passando ai temi che affronteremo legati appunto al decreto trasparenza. Verranno anche affrontati, vi anticipo che alla fine del webinar verranno affrontati anche gli aggiornamenti di settembre, vi daremo alcuni cenni di alcuni aggiornamenti che verranno ripresi poi nei prossimi webinar perché siamo in attesa di chiarimenti da parte dell'INPS, del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, partendo appunto dal decreto trasparenza, allora innanzitutto la normativa, parleremo della normativa e dell'ambito di applicazione per poi parlare del tipo di comunicazione che si può effettuare, delle informazioni che devono essere date, delle condizioni minime che ha imposto il legislatore per tutti i contratti di lavoro, dell'applicazione del decreto trasparenza a particolari tipologie contrattuali, delle prestazioni all'estero, di quelli che sono gli adempimenti legati ai sistemi di decisione e monitoraggio automatizzati, e del regime di sanzionatorio. Allora, innanzitutto la norma. La norma, dicevamo, appunto, il decreto trasparenza è entrato in vigore a partire dal 13 di agosto e sono seguite al decreto trasparenza due circolari, nello specifico la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la numero 4/2022, e poi la circolare del Ministero del Lavoro, della numero 19/2022, che è fresca della scorsa settimana. Entrambe le circolari hanno dato delle indicazioni operative su come appunto gestire questi nuovi adempimenti. Quindi, allora, innanzitutto, i destinatari chi sono? I destinatari sono tutti i soggetti assunti dal 13 agosto in poi, quindi chiunque sia stato assunto dal 13 agosto in poi con i contratti che dopo specificheremo, avrà diritto sostanzialmente a tutte quelle informazioni definite appunto dal decreto trasparenza. Mentre per gli assunti prima del 13 agosto, sostanzialmente saremo tenuti a fornire le informazioni definite del decreto trasparenza, che vedremo sono veramente tante rispetto a quelle che fornivamo prima. Entro 60 giorni dalla richiesta. Quindi, se un lavoratore è stato assunto 5 anni fa e ci fa richiesta di avere tutte le informazioni previste dal decreto trasparenza, noi abbiamo 60 giorni di tempo per dare queste informazioni. Un nuovo assunto, se io assumo oggi, vedremo che l'informativa completa dovrà essere data massimo entro 30 giorni dall'assunzione. I rapporti, i contratti di lavoro interessati quali sono? Beh, innanzitutto tutti i rapporti di lavoro subordinato, quindi a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, intermittente, part-time, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni occasionali, intendendosi per tali, quelli pagati con i voucher INPS, quindi lo applicano pochissime aziende, i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro somministrato. Invece non devono essere applicate queste disposizioni ai rapporti di lavoro autonomo puro, quindi collaboratori con la partita IVA per intenderci, ai rapporti, diciamo, alle collaborazioni prestate da familiari, ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e ai rapporti di lavoro caratterizzati da un monte ore settimanale inferiore alle 3 ore settimanali su 4 settimane. È importante però. Perché affinché siano esclusi dall'obbligo dell'informativa prevista dal decreto trasparenza, è che sia la predeterminatezza che l'effettività delle ore prestate sia inferiore alle 3. Quindi, se io prevedo che il rapporto di lavoro sia inferiore alle 3 ore per 4 settimane, però poi effettivamente faccio lavorare il lavoratore di più, sarò tenuto a dare l'informativa prevista dal decreto trasparenza.
La comunicazione come verrà effettuata? La comunicazione verrà effettuata innanzitutto con la lettera d'assunzione classica a cui eravamo abituati, che vedremo potrà essere comunque integrata delle ulteriori informazioni o potrà essere corredata di un'informativa a parte, comunque consegnata insieme contestualmente alla, insomma, alla lettera di assunzione, quindi al momento dell'assunzione deve essere data sia la lettera che l'informativa, e deve essere dato o comunque messo a disposizione anche il contratto collettivo nazionale vigente con eventuali accordi di secondo livello. Quindi sostanzialmente io come azienda posso decidere se mettere tutto nella lettera d'assunzione e poi mettere a disposizione il contratto collettivo e gli accordi di secondo livello, oppure se al dare alcune informazioni nella lettera d'assunzione dare altre informazioni in una scheda informativa che è staccata a parte, e poi ovviamente mettendo a disposizione, come dicevamo, il contratto collettivo e gli accordi aziendali. Ora, noi come studio a livello organizzativo abbiamo deciso di organizzare il lavoro in questo modo. Allora, nelle lettere d'assunzione mettiamo le informazioni principali a cui sostanzialmente eravamo già abituati nelle lettere di luglio, dove diamo le informazioni specifiche relative al rapporto di lavoro, mentre quelle proprio particolari, quindi la tipologia di assunzione, la retribuzione, l'orario di lavoro, il periodo di prova, mentre tutto ciò che invece è più legato al contratto nazionale, che io adesso sono obbligato a, insomma, un'informazione che sono obbligata a dare, che però riguarda un po' la generalità dei lavoratori, noi abbiamo deciso di metterle in un'informativa che di fatto è un po' una sintesi del contratto collettivo, riportato in modo abbastanza chiaro e schematico. Perché abbiamo preso questa decisione? Ma è semplicemente una questione operativa la nostra. Nulla vieta di scrivere, come dicevamo, tutto nella lettera d'assunzione. Chiaro che se io scrivo tutto nella lettera d'assunzione, la lettera d'assunzione mi diventerà di 30 pagine. Però quella è chiaramente una scelta prettamente operativa di come gestire questo adempimento. Ovviamente l'obiettivo è non essere sanzionabili e adempiere alla norma, quindi in questo modo secondo me noi rispondiamo e diventa un pochino più facile gestire tutte le casistiche e tutte le assunzioni che ovviamente noi gestiamo come studio. Quindi come devono essere date le informazioni? Le informazioni devono essere date in modo chiaro e trasparente, possono essere date sia in formato cartaceo che via mail o in formato elettronico, quindi tramite mail al lavoratore o cartaceo, appunto, come dicevamo, messe a disposizione sulla, date sulla mail aziendale o messe sulla intranet dove il lavoratore possa accedere. E la prova di consegna deve essere conservata per 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Ora sono intervenute 2 circolari relativamente agli adempimenti che a nostro avviso sono un po' in contrasto l'una con l'altro, vale a dire che la circolare è quella dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la numero 4 del 2022, che è uscita, se non sbaglio, il 10 di agosto, ha chiarito che sostanzialmente io devo dare le informazioni principali nella lettera d'assunzione, che anche lì, informazioni principali quali sono? Cioè tutte quelle elencate o solo alcune? Non si capiva esattamente bene cosa intendessero. Comunque diceva, le informazioni principali date nella lettera d'assunzione. Dopodiché posso rimandare per il dettaglio alla contrattazione collettiva. Quindi in quel momento noi addetti ai lavori ci siamo illusi, no? Che fosse un pochino risolta la questione, perché abbiamo pensato, ok, se posso rimandare al contratto collettivo, di fatto rimane un pochino sullo schema di quella che era prima la lettera, no? Però ovviamente se c'è stato un aggiornamento normativo non può rimanere tutto come era prima, quindi ha creato ovviamente questa cosa un po' di confusione. Poi è uscita una seconda circolare del Ministero del Lavoro, la numero 19 del 2022, della scorsa settimana praticamente, in cui è stato detto a nostro avviso una cosa diversa. C'è stato detto chiaramente l'obbligo informativo non è assolto dall'astratto richiamo delle norme di legge che regolano il rapporto di lavoro, ma quello che dice nella sostanza è che bisogna andare nel concreto e dare le informazioni in modo chiaro e trasparente. Ed è per questo che noi ci siamo, diciamo, abbiamo optato per creare una scheda informativa sintetica sostanzialmente del contratto collettivo applicato, che ovviamente dovrà essere integrata, nel caso ci siano accordi di secondo livello, delle regole specifiche previste per l'azienda.
Quindi, detto che appunto queste due circolari a nostro avviso erano un pochino in contrasto fra di loro, noi abbiamo optato per la soluzione appunto che vi ho detto poco fa. Le informazioni da dare, andiamo nello specifico delle informazioni da dare. Allora, innanzitutto nella lettera da Assunzano, però queste sono le informazioni che avevamo già nelle lettere prima, quindi a cui eravamo già abituati, l'identità delle parti, il luogo di lavoro, la sede di lavoro, l'inquadramento, la qualifica, la retribuzione, il periodo di prova, insomma, queste cose devono continuare a essere date, erano date prima e continuano a dover essere date adesso. Cosa è cambiato? È cambiato, adesso io ho evidenziato, poi ho fatto un riassunto di ciò che è cambiato, poi dopo andiamo ad analizzare nello specifico le parti più importanti. Allora, nel caso di identità delle parti, se ci sono accordatori, le devo indicare. Nella retribuzione, rispetto a prima, devo indicare anche le modalità e il periodo di pagamento, quindi tramite bonifico bancario, ad esempio, entro i 10 del mese successivo. Per quanto riguarda il luogo di lavoro, devo indicare, nel caso in cui sia possibile fare smart working, che il lavoratore ha la possibilità di autodeterminare il posto di lavoro, no? Perché in caso di smart working determina anche il suo domicilio, solitamente. Devo indicare le parti sindacali che hanno sottoscritto il contratto, devo indicare gli enti previdenziali assicurativi, quindi oltre all'INPS e l'INAIL, tutti gli enti previsti da contratto collettivo, a cui il lavoratore potenzialmente può anche aderire, quindi non solo il fondo sanitario integrativo previsto per il contratto, che può essere appunto il fondo EST piuttosto che il Sanarti, insomma in base al contratto collettivo applicato, ma anche tipo i fondi di previdenza complementare, quindi ad esempio dove posso mettere il TFR, il fondo previsto dal mio contratto collettivo, tutto devo indicare. Mentre per quanto riguarda l'orario di lavoro, nel caso di un orario di lavoro che sia programmato normale, devo indicare comunque la collocazione e le eventuali condizioni per lo straordinario, cambio turno, i limiti dello straordinario, quindi devo dare tutte queste informazioni, mentre nell'orario di lavoro, per i rapporti di lavoro per cui l'organizzazione è gran parte interamente imprevedibile, quindi ad esempio per gli intermittenti, per capirci, dovrò indicare se c'è ad esempio un minimo di ore garantite settimanalmente, oppure il preavviso nel momento in cui io chiamo il lavoratore o comunque gli chiedo di espletare la propria prestazione. E dovrò indicarlo sostanzialmente nella lettera d'assunzione. Quindi, ad esempio, noi per i lavoratori intermittenti abbiamo indicato che per la maggior parte dei casi non c'è un minimo di ore garantito settimanali ed eventualmente il datore di lavoro può definire appunto quanto preavviso dare al lavoratore. Per quanto riguarda ferie e congedi, lo affronteremo meglio dopo, comunque bisogna quantificarli. Esattamente appunto, quante ferie ha diritto al lavoratore e il congedo a cui ha diritto, o dovremmo indicare i termini di preavviso in caso di recesso, sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore, e dovremmo indicare anche la procedura. Quindi ricordiamo di indicare, ad esempio, che la procedura di dimissioni è telematica. O se si tratta di una dimissione durante il periodo protetto, dovrà essere convalidata presso l'Ispettorato del Lavoro. E infine, per quanto riguarda la formazione, se prevista dal contratto collettivo, vedremo dopo le regole a cui il datore di lavoro deve stare e le informazioni da dare. Quindi dovremo indicare la formazione obbligatoria se prevista. Qualora le informazioni, cioè le condizioni contrattuali cambino, ma cambino per delle modifiche legislative del contratto collettivo, in questo caso è stato chiarito che non sono obbligato come datore di lavoro a informare immediatamente il lavoratore, però se non derivano appunto da contratto collettivo o da variazioni legislative, a quel punto sì, devo indicarlo subito prima della decorrenza. Quindi, tornando sui punti principali delle cose che devono essere indicate. Ferie, allora la normativa dispone che io devo indicare ferie e congedi retribuiti. Quindi abbiamo detto che non possiamo richiamare genericamente la normativa o il contratto collettivo, però dobbiamo indicare il numero.
di ferie, quindi giorni, ore a cui ha diritto il lavoratore. È stato chiarito dal Ministero del Lavoro che devo andare nel concreto, quindi del rapporto di lavoro e della gestione comunque anche a livello aziendale, quindi devo dare questa informazione in modo chiara e semplice. E per limitare ovviamente lo spettro dei congedi permessi e ferie indicabili, che sono tantissimi, il Ministero del Lavoro ha detto che devo indicare il numero di ferie e poi tutto ciò che è chiamato normativamente congedo e che è retribuito, quindi sono escluse dall'informativa, ad esempio le aspettative non retribuite, i permessi non retribuiti, e tutto ciò che non è chiamato a livello legislativo congedo, quindi ad esempio i permessi, faccio l'esempio per assemblea, quelli non devo indicarli perché non è chiamato congedo, ma è chiamato permesso, proprio perché il congedo di solito comunque impatta di più sul rapporto di lavoro. Pensiamo appunto al congedo della maternità, il congedo della paternità, il congedo straordinario, quello per assistenza a persone disabili, quindi dovrò indicare quei tipi di congedi, appunto tutti quelli retribuiti. Mentre per quanto riguarda la retribuzione, dicevamo che dobbiamo indicare modalità e termini di pagamento, e devo elencare i componenti della retribuzione che sono oggettivamente determinabili all'atto dell'assunzione. In altre parole, le parti variabili, come ad esempio i premi di risultato, non sarò tenuto a doverli indicare perché non li so a priori, però dovrò indicare eventualmente i criteri con i quali eventualmente li riconosco. Mentre per i welfare e i buoni pass è stato indicato che io devo indicarli solo se previsti dalla contrattazione collettiva, quindi alcuni contratti collettivi prevedono che io debba dare dei flexible benefit, appunto, quindi buoni spesa per capirci, di 200-250 euro, e anche gli ticket buoni passo, se l'azienda prevede che sostanzialmente vengano dati, per prassi aziendale dovrò indicarli. Per quanto riguarda l'orario di lavoro programmato, quindi appunto quasi tutti i contratti, ad eccezione sostanzialmente del lavoro intermittente o dei co-co-co per capirci, dovrò indicare la collocazione dell'orario, dovrò indicare anche eventualmente quali sono le condizioni dei cambi turni, le percentuali di maggiorazione degli straordinari e i limiti degli straordinari a livello annuale. Quindi dovrò dare questo tipo di informazione. Mentre hanno definito delle condizioni minime che saranno applicabili a tutti i contratti di lavoro, quindi in ogni caso queste sono le condizioni minime a cui dovranno adeguarsi tutti, quindi se il contratto collettivo non prevede nulla, io dovrò comunque adeguarmi a queste condizioni minime. Quindi viene affrontata la questione del periodo di prova, che dovrà essere massimo di durata di 6 mesi, e dovrà essere prolungato, 6 mesi era già previsto da legge, però può essere prolungato in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo di paternità obbligatori. La circolare 19/2022 mi ha dato un'interpretazione della norma dicendo sostanzialmente che in realtà questa lista che era stata fatta dal legislatore non era tassativa ma era esemplificativa, e quindi allungano in realtà, secondo il Ministero, il periodo di prova anche altri permessi, come ad esempio quelli della legge 104. Ora, su questo punto alcuni diversi esperti del giuslavoristi, insomma molto rinomati in Italia, si sono espressi dubbiosi, ovviamente, perché la circolare di per sé non può cambiare il significato di una legge. Quindi per quanto ci riguarda, noi siamo più orientati a considerare come diciamo eventi che sospendono il rapporto di lavoro quelli definiti da legge. In ogni caso, ricordiamo che il datore di lavoro può recedere durante il periodo di prova un po' prima della scadenza del periodo di prova, mentre non si può assolutamente recedere dopo la scadenza. Quindi, nel dubbio, se dobbiamo recedere, recediamo un pochino prima del periodo di prova. Quindi, se facciamo un esempio pratico, se io ho un periodo di prova di 3 mesi, ho una malattia di un mese in mezzo, quindi dovrei scalare il periodo di prova di un mese. Ho avuto, diciamo, oltre un mese di malattia, anche 3 giorni di permesso 104,
non farò scalare il termine del periodo di prova di un mese, 3 giorni, ma solo di un mese, proprio per la regola che ci siamo detti adesso, no? Perché nulla mi vieta di recedere eventualmente qualche giorno prima. Questo è un nostro consiglio in attesa ovviamente di chiarimenti, perché stiamo aspettando tanti chiarimenti su questo decreto trasparenza. Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, è stato definito che il periodo di prova dovrà essere riproporzionato ora. Se il contratto collettivo prevede già di per sé un riproporzionamento piuttosto che una definizione del periodo di prova per i contratti a tempo determinato, non ci sono problemi e applico il contratto collettivo. Però se il contratto collettivo non prevede nulla, a quel punto dovrò definire io un meccanismo di riproporzionamento. E quale potrebbe essere un meccanismo? Potrebbe essere: prendo il periodo di prova per un tempo indeterminato, ovviamente dello stesso livello, mansione, eccetera, lo divido per 12, quindi in dodicesimi, o lo moltiplico per il numero di mesi del contratto a tempo determinato. Quindi se, faccio l'esempio, io devo assumere un lavoratore per 6 mesi e se lo assumessi a tempo indeterminato avrebbe appunto 60 giorni di periodo di prova, però 60 giorni diviso 12 per 6 mi danno appunto, mi dà 30 giorni, quindi questo è un metodo per riproporzionare che potremmo applicare. Ovviamente sarebbe meglio inserirlo in un accordo collettivo aziendale per dargli più valenza, però l'importante è avere un metodo di calcolo univoco a nostro avviso. Il datore di lavoro non potrà più vietare al lavoratore di avere più impieghi contemporaneamente, a patto che, cioè a meno che le eccezioni a tale divieto sono date dal fatto del pregiudizio possibile per la salute del lavoratore, quindi anche in termini di riposo, vale a dire se appunto un lavoratore lavora dalle 9 alle 18 e poi decide di fare anche il cameriere la sera e quindi poi si mette a rischio la propria salute, la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori, perché lui magari arriva al lavoro stanco, questa persona fa un lavoro, non so, fa il magazziniere o guida un muletto, no? Per dirci, se arriva al lavoro il giorno dopo troppo stanco può eventualmente far male anche ad altre persone, quindi in quel caso glielo posso vietare, quindi se mette a rischio la sua salute e quella degli altri lavoratori, quindi... posso vietarglielo anche se bisogna garantire un servizio pubblico, oppure se è potenzialmente in conflitto di interessi con il datore di lavoro. Quindi se quello che fa al di fuori è potenzialmente in conflitto di interessi con quello che fa in azienda. Il legislatore ha definito, nel senso, nella circolare è stato chiarito che sarà il lavoratore a dover informare il datore di lavoro in caso appunto di cumuli di impieghi in cui si verifichino queste circostanze. È chiaro che noi consigliamo di mettere nell'informativa, di inserire nell'informativa un'indicazione in cui di fatto si informa il lavoratore di appunto di che deve, gli si dice che appunto che deve informare il lavoratore in caso di sussistenza di queste condizioni. Per quanto riguarda la prevedibilità minima dell'orario di lavoro, appunto si dice che il datore di lavoro può imporre al lavoratore di svolgere un'attività lavorativa solo se era predeterminato per ore, in alcune ore, giorni, insomma, della settimana e se il lavoratore è stato informato con sostanzialmente sufficiente preavviso. Il lavoratore potrà inoltre, se lavora almeno 6 mesi in un'azienda, potrà richiedere un contratto di lavoro più stabile, prevedibile, ad esempio, quindi parliamo sostanzialmente, se un intermittente, un lavoratore a tempo determinato, ha lavorato per almeno 6 mesi in un'azienda, potrà richiedere ufficialmente, di essere trasformato a tempo indeterminato. Quindi potrà manifestare la propria volontà per iscritto e il datore di lavoro dovrà rispondere entro un mese. Questo diritto un po' interseca con quello già presente del diritto di precedenza per il contratto a termine, per cui comunque un lavoratore a termine che lavorava almeno 6 mesi in un'azienda aveva il diritto, un diritto di precedenza che doveva comunque esprimere, per iscritto,
doveva esprimere per iscritto di essere assunto a tempo indeterminato per sostanzialmente ricoprire la stessa mansione nell'azienda per cui avevo lavorato a tempo determinato. Il diritto di precedenza non è un diritto banale, nel senso che le aziende che violano il diritto di precedenza possono addirittura perdere gli sgravi, ricordiamo. Bisogna capire se questa diciamo, richiesta di trasformazione a forme di contratto più stabili potrà portare a eventualmente un incremento dei contenziosi, no? Perché io ti chiedo di trasformarmi, ad avere un contratto più stabile, tu mi dici di no, ma perché mi dici di no? Insomma, bisogna capire cosa comporterà a livello pratico poi in futuro. Per quanto riguarda la formazione obbligatoria, nel momento in cui è prevista una formazione obbligatoria, dovrà essere considerata come orario di lavoro, data gratuitamente a tutti i lavoratori, dovrà essere svolta durante l'orario di lavoro. È stato chiarito che queste cose, comunque, cioè questa informativa non deve essere data in caso di formazione professionale. Per quanto riguarda invece le particolari, allora andremo un pochino lunghi oggi perché, come vedete, gli argomenti sono tanti. Sto cercando veramente di ridurre alle condizioni alle cose più importanti e vi chiedo già scusa se andiamo un po' più lunghi. Per quanto riguarda le particolari tipologie contrattuali a cui si applica, questa informativa trasparenza, allora, dicevamo, il contratto intermittente. Dovremmo dire, appunto, esplicitare, oltre, vabbè, la tipologia del rapporto di lavoro, tutte le cose che dicevamo prima, però anche esplicitare la natura variabile della programmazione di lavoro, indicare se eventualmente devono essere garantite delle ore lavorative, e quindi eventualmente una fascia di reperibilità, ovviamente retribuita con un'indennità di reperibilità, e eventualmente la retribuzione per le ore garantite, in aggiunta a quelle previste. È stato abolito, ricordiamo, il termine minimo di un giorno di preavviso per chiamare il lavoratore a chiamata. Mentre per i co.co.co. È stato previsto anche lì un minimo di informativa che debba essere data ai collaboratori coordinati continuativi. Nello specifico, a maggior ragione, facciamo ancora più attenzione se sono etero organizzati, quindi a maggior ragione avranno diritto a questa informativa. È stato specificato che dovremmo dare le informazioni definite dal punto A al punto F, quindi sono quelle che vedete, quindi il luogo di lavoro, l'identità delle parti, la descrizione della prestazione, insomma, richiesta, la data di inizio, la sede di lavoro, insomma, quello che vedete, che ho riportato lì. Dovranno essere date anche delle informazioni ai lavoratori occasionali, quindi capiamoci pagati quei voucher. Dove dovremmo dire al lavoratore il luogo della prestazione, l'oggetto della prestazione, la data d'inizio e la retribuzione pattuita, che ricordiamo non può essere per legge inferiore a 36 euro per una prestazione di durata uguale o inferiore alle 4 ore giornaliere. Per le prestazioni all'estero, è stato definito che in caso di distacco del lavoratore all'estero dovrò fornirgli per iscritto prima della partenza eventuali modifiche del rapporto di lavoro, nonché le informazioni legate al paese in cui andrà a lavorare, la valuta in cui corrisponderà la retribuzione, eventuali, diciamo, indennità aggiuntive che devo dare a causa, insomma, del trasferimento, a causa delle mansioni che gli verranno affidate, e dovrò dargli anche l'indirizzo internet dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate tutte le informazioni sul distacco. Invece, nel caso di missione, quindi trasferta di periodo superiore alle 4 settimane consecutive, dovrò dire prima della partenza, eventuali informazioni sulle modifiche del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda i sistemi di decisione e monitoraggio automatizzati, una delle principali novità su cui comunque si attendono ancora dei chiarimenti. Cosa sono? Sono dei sistemi di monitoraggio automatizzati che raccolgono dei dati, li elaborano e prendono decisioni automatizzate che impattano sul rapporto di lavoro, quindi l'assunzione, la cessazione del lavoratore, ma anche la gestione del lavoro, eventuali promozioni, aumenti di retribuzione. Quindi una delle principali novità del decreto trasparenza. Quindi, in buona sostanza, se
l'azienda ha dei sistemi di monitoraggio, quindi dei software, degli applicativi che raccolgono questi dati e questi dati hanno impatto sul rapporto di lavoro, dovrò comunque creare una scheda informativa che riporterà queste informazioni che vedete qua di lato, per ogni sistema di monitoraggio automatizzato. Dovrò consegnarle in modo chiaro e trasparente sia ai lavoratori che alle organizzazioni sindacali. Quindi cosa c'è da dire? C'è da dire l'aspetto del lavoro su cui incide l'utilizzo del sistema automatizzato, lo scopo e la finalità del sistema automatizzato, la logica del funzionamento, le categorie di dati utilizzati per appunto programmare o estrarre i sistemi automatizzati e poi tutte le misure di controllo di cybersicurezza messe in atto. Quindi parliamo nello specifico di software che possono anche organizzare il lavoro, no? Immaginiamo appunto nei magazzini appunto dove si smistano le merci, in alcuni magazzini dove ai magazzinieri viene dato appunto un dispositivo e in base all'ordine devono seguire un determinato percorso per raccogliere le merci e metterle appunto sul muletto, e questo sistema in base agli ordini smista già appunto il lavoro fra i vari operatori è un esempio, no? Quindi questi qua. Poi chiaramente dovranno essere dati ancora chiarimenti in questo senso. Il Ministero ha fatto proprio degli esempi di questi tipi di software, in cui ad esempio software che ad esempio prevedano uno screening automatico dei curriculum, ha fatto proprio degli esempi pratici di software che ricadono nella casistica appunto dei sistemi di monitoraggio automatizzati che devono essere appunto mappati e comunicati sia al lavoratore che alle organizzazioni sindacali. Andiamo in ultimo sul sistema di sanzionatorio, che come vedrete insomma le sanzioni non sono proprio basse, nel senso è abbastanza importante il sistema sanzionatorio ed è per questo che insomma bisogna cercare di adeguarsi prima, insomma, per tempo, il prima possibile. Andando invece a quelle che sono le novità un pochino dell'autunno, adesso facciamo dei cenni a queste novità, verranno trattate più approfonditamente nei prossimi webinar perché comunque aspettiamo dei chiarimenti un po' per tutti questi punti. Innanzitutto, vabbè, lo smart working, novità proprio di qualche giorno fa, in sede di conversione del decreto è stato confermato che anche per i lavoratori del settore privato si potrà utilizzare lo smart working semplificato fino a fine anno. Quindi, sostanzialmente ci sono state alcune aziende che ovviamente dal 1 settembre hanno iniziato a far sottoscrivere i contratti di smart working per registrarli perché quello prevedeva la legge in quel momento. E questa, diciamo, questa la conversione del decreto legge che ha previsto appunto che si possano utilizzare lo smart working semplificato già ancora fino a fine anno, ha sanato tutte quelle situazioni in cui il datore di lavoro non aveva provveduto subito a far firmare l'accordo individuale. C'è solo da chiarire se si utilizzerà il vecchio canale per lo smart working semplificato, quello per fare le comunicazioni che usavamo durante la pandemia, per capirci, o se dovremmo già utilizzare quello che era stato predisposto a partire da settembre, ce lo chiariranno. Il diritto al lavoro agile è stato confermato, quindi per lavoratori fragili, genitori con figli under 14, ovviamente a patto che l'altro genitore non sia a casa per sospensione del rapporto di lavoro, ad esempio in cassa integrazione. Valgono le stesse regole di prima, sostanzialmente. Per quanto riguarda invece una novità legata all'esonero della lavoratrice madre, è stato previsto un esonero contributivo del 50% solo sui contributi a carico della lavoratrice, quindi l'azienda non avrà nessun beneficio da questo, ma avrà beneficio la lavoratrice perché vedrà una retribuzione più alta, perché pagherà meno contributi in busta paga. È sperimentale per l'anno 2022, si applicherà a tutte le lavoratrici che rientreranno dalla maternità obbligatoria o facoltativa entro il 31/12/2022, e avrà durata massima di 12 mesi. E quindi sostanzialmente, come dicevamo, il datore di lavoro non vedrà benefici, però la dipendente avrà una retribuzione un po' più alta.
A patto che però una misura assolutamente sperimentale, la lavoratrice deve rientrare in forza al 31-12-2022. Attendiamo chiarimenti legati al fatto di sapere cosa succede se la lavoratrice prende il congedo facoltativo tipo a ore o a giorni, nel senso che in quel caso non è che sia completamente rientrata, però aspettiamo dei chiarimenti e li affronteremo nei prossimi webinar. A novembre, come invece altra novità, come avrete forse sentito, letto sui giornali, è stato previsto un ulteriore bonus di 150 euro, un po' molto simile a quello che è stato dato di 200 euro a luglio, con alcune piccole differenze, vale a dire che la retribuzione imponibile da prendere in considerazione come limite per l'erogazione di questi 150 euro sarà 1.538 euro. E quindi sostanzialmente se guardo la annuale passata da 35.000 a 20.000, però dovrò guardare solo la retribuzione di novembre. Se questo requisito è soddisfatto darò 150 euro, altrimenti no. Ovviamente anche in questo caso dovrò chiedere al lavoratore o alla lavoratrice di firmarmi una dichiarazione in cui mi dicano di non essere percettori di reddito di cittadinanza o di pensione o di non percepire questo bonus. Da altri datori dovranno chiarirci ancora, quindi lo affronteremo nei prossimi webinar, cosa succede nel caso di cambio di datore di lavoro nel corso del mese di novembre. Quindi, insomma, vi aggiorneremo per capire esattamente cosa bisogna fare, però più o meno la procedura sarà quella dei 200 euro per capirci. È stata portata la soglia dei fringe benefit a 600 euro, quindi i soliti 258 che abbiamo sempre potuto dare come buoni spesa per capirci, la soglia è stata portata a 600, solo per il 2022. Bisogna capire, cioè devono confermarci, ma sembra così, se questa soglia è un limite o una franchigia, vale dire che se è un limite si applica il meccanismo che utilizzavamo per i 258 euro, cioè se io lo supero mi diventa tutto imponibile dal primo euro. Se invece una franchigia, i primi 600 euro sono esenti e pago solo le imposte sugli importi che superano i 600 euro. Aspettiamo chiarimenti, ma dovrebbe essere così. Quindi in questo caso, se venisse confermata questa ipotesi, quindi che al di sotto dei 600 euro è tutto esente anche se li supero, ovviamente in sede di conguaglio verranno rifatti i calcoli per dare i primi 600 euro esenti. Perché in questi 600 euro ricordiamo che ci stanno i buoni benzina, buoni spesa, ma anche ovviamente le auto ad uso promiscuo, insomma alloggi ad uso promiscuo, prestiti, gli interessi sui prestiti. E oltretutto, una novità, potrò anche rimborsare o dare un contributo per le bollette, quindi di luce e gas, però solo per il 2022. Aspettiamo chiarimenti perché non è ancora chiaro, ad esempio, se la bolletta debba essere intestata al lavoratore o può essere intestata anche al coniuge. Quindi aspettiamo, vi daremo tutte le informazioni appena le abbiamo. Questa misura è cumulabile con i 200 euro di buoni carburante, quindi il lavoratore potrà potenzialmente avere 800 euro esenti, quindi dico 600 euro di questi buoni qua e 200 euro di buoni carburante. Quindi attendiamo chiarimenti da parte dell'agenzia. Altra novità dell'autunno, l'esonero dello 0,8% che ha interessato i lavoratori che avevano un reddito mensile inferiore ai 2.692 euro, verrà innalzato di 1,2 punti percentuali, quindi portandolo al 2%, sarà decorrente da luglio, però la busta di novembre sarà ancora di settembre, scusate, sarà ancora normale. Da ottobre verranno fatti i ricalcoli e verranno dati gli arretrati a partire da luglio, appunto a settembre. Da ottobre in poi sarà effettivamente il 2% dell'esonero, ovviamente solo per la parte dei contributi del lavoratore, quindi anche in questo caso l'azienda non ci guadagnerà nulla, ma il lavoratore vedrà una retribuzione un pochino più alta. Infine, congedi parentali. I congedi parentali sono stati, comunque hanno subito delle modifiche importanti, ne parleremo in modo approfondito appena abbiamo le informazioni, tutte le informazioni, insomma, però di sicuro nel webinar di ottobre li tratteremo in modo approfondito. Le variazioni più importanti, che ci sono state sono, vabbè, il congedo obbligatorio del papà.
quello di 10 giorni è stato confermato a 10 giorni, ma invece di poterlo prendere tutto dopo, insomma, dopo la nascita del figlio entro i 5 mesi, posso prenderlo 2 mesi prima, 3 mesi dopo. È stato il congedo parentale, sostanzialmente quello facoltativo, può arrivare a 9 mesi, considerando su entrambi i genitori, nel senso che i genitori hanno sostanzialmente avranno 3 mesi che non possono cedere, quindi ognuno si terrà 3 mesi, e poi eventualmente gli altri 3 mesi potranno essere spostati sull'altro genitore, quindi per arrivare fino a un massimo di 9 mesi sul genitore che ha preso sostanzialmente i 3 mesi dell'altro genitore. Ed è stato portato a 12 anni il limite sostanzialmente dell'età del figlio entro il quale io posso godere del congedo parentale, quello retribuito al 30% del MINPS. Novità che in realtà avrà un impatto molto importante sui rapporti di lavoro è dato dal fatto che il congedo parentale, durante il congedo parentale continueranno a maturare ferie, permessi e tredicesima, cosa che non succedeva prima. E questo avrà ovviamente un impatto sul costo del lavoro abbastanza importante. Ma soprattutto, vabbè, attendiamo chiarimenti, perché comunque attendiamo chiarimenti sui metodi di calcolo, soprattutto legati alle mensilità aggiuntive durante i congedi facoltativi, perché, ripetiamo, l'impatto in termini di costo azienda può essere comunque molto importante, però attendiamo chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e del MIPS. Lasciamo un po' di spazio alle domande, se insomma se avete qualche domanda possiamo rispondere. Allora, c'è qua la mia collega Annalisa, che non la vedete ma è sempre stata qua. Buongiorno a tutti. Allora, qua la prima domanda che ci viene data è: se il dipendente sceglie un fondo TFR successivamente ai 6 mesi da inizio contratto, come doveva indicato rispetto all'ottemperanza di questa norma? Ma allora, la questione del fondo TFR va, cioè nel senso, le norme legate alla scelta della destinazione del TFR non variano rispetto a prima. Esattamente. Tendenzialmente quello che noi dobbiamo dare nell'informativa è informare che esiste un fondo complementare di categoria a cui i dipendenti possono accedere. Le scelte e le norme che regolano appunto la scelta del TFR tendenzialmente non cambiano, quindi il dipendente potrà scegliere di lasciarlo in azienda piuttosto che un fondo complementare aperto o chiuso. Quello che dobbiamo dire è il fondo di riferimento del contratto nazionale a cui eventualmente possono aderire. Poi non... Sì, sono d'accordissimo. Okay. Quindi vale sempre la regola, ovviamente, che in caso di silenzio assenso, entro i primi 6 mesi il lavoratore non esprime nulla, destinerò il TFR al fondo complementare previsto dal contratto. Certo. Queste cose ovviamente non cambiano. Allora, ne ho un'altra. Buongiorno, forse per il lavoro agile, è cambiato qualcosa in questi giorni? Non è estesa la forma semplificata fino a fine anno anche a essere senza figli? Sì. Sì, è quello che abbiamo detto, l'abbiamo detto che appunto per il lavoro agile è cambiato, appunto, che qualche giorno fa è emerso che anche per i lavoratori del settore privato sostanzialmente si possa continuare con la modalità di lavoro agile in via semplificata, quindi senza contratto, facendo la comunicazione semplificata, è stato detto insomma qualche slide fa. Ok, ci sono altre domande? Allora, viene chiesto: il portale Zucchetti per la registrazione delle presenze può essere considerato sistema di monitoraggio? Qui è l'annosa questione, nel senso che tendenzialmente abbiamo anche colleghi che dentro il sistema di monitoraggio fanno transitare qualsiasi cosa, quindi anche il badge del dipendente sostanzialmente. Altri che ritengono che il sistema di monitoraggio deve proprio essere automatizzato e impattare sul controllo del dipendente.
A nostro avviso, tendenzialmente il beige, se non va a organizzare in qualche modo o a tracciare il lavoro del dipendente in termini di, come dire, non so come dire, non è che, come diceva Laura, il beige va poi a intaccare quelle che sono le fasi del lavoro, eccetera, per cui è un tracciamento del dato ai fini semplicemente della retribuzione o quantomeno della sicurezza. A nostro avviso, in quel senso, no, deve essere proprio un sistema che va a gestire in automatico quelle che sono i monitoraggi dei dipendenti. Poi anche qui aspettiamo delle informative, perché non è molto chiaro che cosa può rientrare e cosa no. Per esempio, alcune aziende hanno inserito nel sistema di monitoraggio la videosorveglianza, per intenderci. In questo caso potrebbe essere un monitoraggio e di sorveglianza anche del dipendente. Io penso così, insomma. Sì, diciamo che ovviamente la questione, ovviamente occorre considerare che, ricordiamo che per procedere con, diciamo, procedimenti disciplinari e quindi anche sanzioni disciplinari, occorre dettagliare tutto nel codice disciplinare. Quindi in questo caso, se non devo comunque indicare sul, diciamo, il portale delle registrazioni presenze Zucchetti, sulla parte comunque dell'informativa legata al decreto trasparenza, però sarò comunque tenuta alle regole ordinarie, quindi eventualmente indicare che in caso di ritardi, di beggiatura, ad esempio, sul portale Zucchetti, no, nello specifico, eventualmente il lavoratore sarà passibile di sanzioni disciplinari. Cioè, le regole normali continuano a sussistere, no? Continuano a esserci, e ovviamente da valutare caso per caso, come sempre, da valutare caso per caso. Aspettiamo un secondo per capire se ci sono altre domande. Vi anticipo che vi verrà mandato anche oggi un link con una richiesta di valutazione del webinar. Vi chiediamo per cortesia di compilarlo in modo da aiutarci a migliorare il webinar. Ok, poi qua mi chiediamo, nella parte di formazione e sicurezza sul lavoro devono inserire delle figure professionali anche ruoli specifici, ad esempio il responsabile antincendio? Ma io li metterei, nel senso che... Beh, questo intanto fate un passaggio col vostro tecnico della sicurezza sicuramente. Sulla parte della formazione io metterei tutti quelli che ovviamente sono obbligati alla formazione. Mi viene da dire, se il responsabile è esterno, l'RSPP o non lo so chi è un responsabile esterno, eventualmente indicarlo, ma non è una cosa che riguarderà noi sostanzialmente. Fate però un passaggio assolutamente con chi vi regola la sicurezza sul lavoro. Assolutamente. Le slide le mandiamo, non c'è problema, e ci sarà anche la registrazione disponibile sul nostro sito. Ok, come mi conferma se ho capito che il limite di 600 ore dei fringe ad oggi non è chiaro se è un limite o una franchigia. Sì, esatto. Ad oggi, allora, al 99%, da cosa sembra, anche dal dossier parlamentare, sembra sia una franchigia, quindi i primi 600 euro esenti, al di sopra imponibili. Però comunque, dato che si attendono dei chiarimenti su questo punto, consigliamo di essere cauti, cioè in buona sostanza di non dare buoni detassati per ad esempio 1000 euro, facendo conto che i primi 600 sono detassati, perché aspettiamo conferme. Quindi consigliamo di procedere in modo cauto fin tanto che non arrivino proprio, non esca la circolare dell'Agenzia delle Entrate, ecco. Ok. Non so se ci sono altre domande. Ok, va bene.
Direi che abbiamo finito, vi ringraziamo e vi auguriamo una buona continuazione di giornata. Buongiorno.